Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 aprile 2024. Le previsioni segno per segno. Come sempre il famoso astrologo ci racconta quali saranno i segni zodiacali più fortunati del giorno. Alcune persone saranno dotate di una grande forza, altre invece si sentiranno molto sotto pressione. Vediamo allora come andrà il mercoledì secondo l'oroscopo di Paolo Fox del 10 aprile. Oroscopo Ariete. Secondo l'oroscopo di Paolo Fox siete dotati di una grande forza che da giorni vi accompagna. Non si placa in voi il desiderio di affrontare nuove sfide. Sarebbe il caso di stimolare chi vi circonda per cercare di convincerlo a mettersi in gioco. Attenzione a non superare il limite, altrimenti si creerà del malcontento. Oroscopo Toro. Domani avrete la luna nel segno che vi darà una mano nel prendere decisioni importanti. Questo riguarda tanto il lavoro quanto la sfera amorosa. Chi è impegnato in una sfida non si potrà permettere di perdere, quindi dovrà fare di tutto per uscirne vincente. Sul fronte lavorativo ci sono novità all'orizzonte, magari una ghiotta opportunità. In amore bisogna essere sinceri per fare chiarezza su qualche dubbio reciproco. Oroscopo Gemelli. Secondo l'oroscopo di Paolo Fox, questo è un buon momento per pensare a come pianificare il giovedì e il venerdì, quando la luna sarà nel vostro segno. Venere sarà in aspetto positivo, questo vuol dire che riuscirete a ritrovare in amore un po' di quella tranquillità perduta, a prescindere dalla vostra condizione attuale. Attenzione a una situazione molto stressante causata da Marte in Pesci. Oroscopo Cancro. Sembra che le cose non procedano come vorreste, state vivendo dei momenti di tensione in amore, ci sono delle incomprensioni. Per forza di cose e seguendo lo sviluppo del vostro cielo astrologico, dovrete pazientare e aspettare che l'allineamento dei pianeti diventi propizio, questo significa dover attendere intorno alla metà di aprile. Anche sul fronte lavorativo ci sono delle preoccupazioni da superare al più presto. Oroscopo Leone. In questi giorni sarà favorito l'amore, ciò significa che per chi è in coppia e deve risolvere una crisi potrà fare qualcosa di importante per uscirne. Per chi vive una relazione già tranquilla, ci saranno più coccole e più passioni. Per i single che non si chiuderanno in casa, ci sarà la possibilità di fare nuove conoscenze davvero interessanti. Chissà che non troverete la futura anima gemella. Attenzione però, la priorità è sistemare le finanze e le proprietà. Oroscopo Vergine. Da diversi giorni è in atto una revisione completa della tua vita che state affrontando coraggiosamente, anche perché somiglia più a una rivoluzione. Anche se procedete a tentoni, sappiate che tra qualche giorno avrete le idee più chiare su cosa fare e come agire, scoprirete quali saranno le decisioni da prendere per il vostro futuro. Non dovreste lasciare il certo per l'incerto, ma se qualcosa è certa e non vi soddisfa, è giusto che continuiate sulla strada intrapresa. Oroscopo Bilancia. Secondo l'oroscopo di Paolo Fox finalmente sarete un po' più tranquilli, per questo dovete ringraziare il transito della Luna in Toro. State vivendo degli stravolgimenti in diversi ambiti della vostra vita e non ne capite nemmeno il perché, ma non temere, perché si riveleranno utili per il futuro. C'è da dire che state attraversando un periodo di liberazione. Oroscopo Scorpione. Non è un bel segnale la Luna in opposizione. In questo caso, essa vi invita a usare molta cautela quando avete a che fare con gli altri, soprattutto con persone non molto fidate. Se subirete delle provocazioni, sarebbe intelligente non farsi tentare in questo momento. Non avete bisogno certamente di agitarvi, soprattutto se avete un esame o una prova da affrontare. Oroscopo Sagittario. Se decidete di isolarvi, di stare dove nessuno può incontrarvi, non si smuoverà niente, ma se decidete di uscire le stelle sono molto favorevoli per gli incontri da single. Tutto è in evoluzione, nei prossimi giorni aumenteranno le possibilità di fare qualcosa di nuovo e stimolante. Riuscirete anche ad affrontare i problemi e a trovare le soluzioni. È davvero un grande cielo. Oroscopo Capricorno. Le stelle di domani indicano che potrebbe esserci una revisione in diversi ambiti della vostra vita, questo vuol dire piccoli ostacoli e attese snervanti. Ciò di cui dovete munirvi è solo la pazienza. È probabile che le notizie che aspettate tardano ad arrivare. Paolo Fox consiglia cautela nei rapporti con i nati sotto il segno della Vergine, dell'acquario e della bilancia. Oroscopo acquario. L'oroscopo di Paolo Fox prevede una giornata sottotono, causa la luna in dissonanza. Se qualcosa non andrà come avevate sperato, non disperate,
Dovrete solo aspettare la seconda parte della settimana per rifarvi. La giornata è favorevole per chi è impegnato in progetti di lavoro o legati alla propria abitazione. Un occhio di riguardo alla vostra salute fisica. Oroscopo Pesci. Domani potrebbe essere la giornata dei progressi importanti, quali firmare un contratto, raggiungere un accordo. Si prevede un ottimo cielo in generale fino al termine di maggio, cosa che consentirà a molti di voi di raggiungere importanti traguardi. Agite per tempo, quindi d'ora in poi, perché se arriverete a giugno senza aver concluso qualcosa di buono, sarete nei guai.